Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi con la spilla ad albero di Natale, gli orecchini col pupazzo di neve, il cerchietto con le due renne, secondo voi cosa farò? Un video tag sul Natale che si intitola Christmas Tag. È stato ideato da Elisabetta del canale Elisabetta R, di cui vi lascio giù in info box il link. Io sono stata taggata da Flowbag, di cui vi lascio il link. Ma credo di essere stata taggata anche da Antonella del canale Consigli di Antonella 2. Non vorrei ricordarmi male, però mi sembra che abbia taggato tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube e quindi anche me. Vi lascio anche di Antonella il link giù in info box. Per l'occasione utilizzerò il cellulare, cosa che per me è stranissima perché io di solito le domande dei tag me le scrivo su un foglio. Sono all'antica, sono così, mi piace la penna e quindi io scrivo. Però adesso avevo meno tempo, quindi utilizzerò il cellulare per leggere le domande e ve lo faccio vedere perché l'ho vestito, tra virgolette, di Natale. Quindi ho messo una cover natalizia perché mi sembrava più carina. Per fare il tag di Natale ho pensato utilizzare una cover di Natale, però basta con le chiacchiere perché le domande sono tante, quindi direi di partire subito con la prima. In questo periodo ami di più cioccolata calda o tè e tisane? Dunque, io devo dire che bevo entrambe le cose nel periodo di Natale, sia la cioccolata calda sia il tè e le tisane. Però se ne devo scegliere una delle due, preferisco la cioccolata calda perché mi ricorda le colazioni di Natale che facevo con i miei genitori. Quando ero bambina, noi facevamo la mattina di Natale la colazione con i biscottini che faceva mia madre e con la cioccolata calda. Ovviamente c'erano i regali, c'era l'albero di Natale, eravamo solo noi tre, quindi un'atmosfera molto intima, molto raccolta e mi ricorda appunto questo momento, la cioccolata calda. Quindi scelgo la cioccolata. Libri o film? Io a Natale di solito guardo dei film a tema natalizio, ma non sempre leggo libri a tema natalizio. Di solito provo a metterci almeno un libro natalizio nel periodo delle feste, però dipende anche da che cosa sto leggendo in quel momento e se riuscirò a finirlo in tempo per iniziarne uno durante il periodo di Natale, quindi non sempre ci riesco. Quindi direi che i film sono quelli che sicuramente guardo di più a Natale, anche perché è più facile, è più breve, insomma, quindi è una cosa anche più semplice alla fine. Poi maratona di film natalizi, cinepanettone italiani o film americani? Dunque, io sono italiana, sono fiera di essere italiana, amo il mio paese, ma non amo assolutamente i cinepanettoni italiani. Sono sincera, ragazzi, scusate se qualcuno li ama, io non voglio urtare la sensibilità di nessuno, degli appassionati dei cinepanettoni, ma a me non piacciono. Io li trovo patetici, li trovo veramente tutti uguali, li trovo assurdi, sinceramente li trovo assurdi. Quindi io guardo molto più volentieri i film americani, che sono inverosimili, che sono eccessivamente romantici, che hanno questi finali smielati, un po', come dire, assolutamente poco realistici, però mi fanno sognare. Mentre i film cinepanettoni italiani non mi fanno sognare, mi irritano e non mi piacciono. Quelli americani, pur essendo consapevole che sono assurdi e inverosimili, mi fanno sognare, mi piacciono di più, mi fanno immergere in questa atmosfera così un po' fiabesca e quindi li guardo molto, molto più volentieri. Poi, commedia e classici o cartoni animati? Io preferisco i classici ai cartoni animati. C'è da dire che io non avendo figli, non avendo comunque occasione di frequentare bambini così spesso, molto difficilmente mi capita di vedere dei cartoni animati. Io non li vado a cercare e quindi non mi capitano e guardo più facilmente film che siano classici o magari le commedie, quelle classiche natalizie, ve lo dicevo prima. Però cartoni animati è molto molto difficile, anche se c'è un cartone animato natalizio che quest'anno vorrei vedere. Si intitola Santa Claus, mi sembra, è un cartone animato che ho trovato su Netflix e quindi insomma quello me lo sono messa nella lista e probabilmente lo guarderò, però diciamo che è abbastanza un'eccezione. Poi Sinatra o Bublé?
Sinatra, sì, direi Sinatra, preferisco. Poi rosso oppure oro? Io scelgo rosso perché è un colore che mi piace, un colore che comunque è molto natalizio, però sono onesta, il rosso abbinato all'oro mi piace molto, quindi li sceglierei tutte e due, però se devo sceglierne uno, vado sul rosso. Poi profumo del Natale 2019. Il profumo del Natale per me, che sia 2019 o qualche altro anno, sarà sempre quello del pandolce genovese appena sfornato. Quello per me è il profumo di Natale. Non c'è storia, è inutile, non se ne esce da lì. Per me il profumo di Natale è quello del pandolce genovese appena sfornato. Il profumo di casa tua, potrei dirvi di nuovo quello del pandolce genovese perché io a Natale faccio il pandolce, però questa volta cambiamo un po', vi nomino la cannella perché ho comprato di recente una candela alla cannella e la sto tenendo accesa, mi fa atmosfera, mi piace, quindi diciamo che quest'anno il profumo di casa mia è quello lì alla cannella. Prossima domanda, fate biscotti o pasta fresca? Sì, io faccio sia i biscotti che la pasta fresca. Di solito nelle feste di Natale faccio i cappelletti, è proprio una tradizione, con il mio compagno almeno una sera mangiamo i cappelletti in brodo e poi faccio anche i biscotti perché faccio proprio quelli con le classiche formine, la stella, l'albero di Natale, l'omino di pan di zenzero. Quindi sì, io faccio tutte e due le cose. Poi vin brûlé o punch al mandarino? Nessuno dei due perché io sono completamente astemia al 100%. Io non bevo nulla, non bevo il vin brûlé, non bevo lo spumante, non bevo lo champagne, non bevo niente. Quindi per me acqua, io bevo acqua e basta. Camino, candele o lucine? A me piacerebbe tantissimo avere un camino, però non ce l'ho, quindi direi che scelgo le candele, soprattutto se sono quelle profumate perché mi fanno atmosfera e mi piacciono, ma se intendiamo ovviamente sull'albero di Natale vado a mettere le classiche lucine, quello ovviamente va da sé. Albero o presepe? Io faccio entrambi, faccio sia l'albero che il presepe. Se volete vederli, vi lascio nelle schede il video in cui vi facevo vedere come decoro l'albero di Natale e come faccio il presepe. Quindi, se siete curiosi, andate a vedere il video. Pranzo di Natale, carne o pesce? Dunque, il pranzo di Natale, inteso come 25 dicembre, io sono sempre dai miei suoceri e facciamo solitamente per tradizione il coniglio e l'arrosto, quindi carne. Invece, il 26 dicembre, in cui c'è tutta un'altra parte di famiglia, che sono i miei parenti che vengono a casa di mia madre, facciamo il salmone, quindi pesce. E insomma, entrambe le cose, uno il 25 e uno il 26. Pandoro o panettone? Pandolce genovese qui non ce l'hanno messo, quindi se devo scegliere tra pandoro e panettone, io scelgo il panettone, quello classico con l'uvetta, con i canditi, perché a me piace così. Poi le prossime due domande per me sono impossibili perché, come vi dicevo prima, sono astemia e qui si parla di vini, dolce o brutto. E poi chiede bollicine o champagne. Dunque, io sono astemia, ve lo dicevo prima, non bevo niente, quindi io non so nemmeno quale sia la differenza fra il dolce e il brut. Sono onesta, non so assolutamente di cosa stiamo parlando. Anche bollicine o champagne, io lo champagne lo conosco per sentito dire, so che è molto pregiato, so che costa tanto, so che è francese. Però io non l'ho mai assaggiato, quindi non vi so dire. Non essendo una bevitrice, ovviamente non posso neanche conoscere bene la differenza. Ultima domanda, tagga chi vuoi. Io credo che questo video tag lo abbiano già fatto praticamente tutti, perché l'ho visto sul canale quasi di tutte le persone che seguo. Quindi taggo tutte quelle persone che ancora non l'hanno fatto. Quindi se c'è qualcuno che capita su questo video e non ha ancora fatto il tag, sappia che è taggato. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.